Ok, sono pronto. Fare la mozzarella di bufala è una forma d'arte. Il latte di bufala è selvatico, proprio come l'animale, bisogna domarlo. E questo non te lo insegna nessuno, ti viene tramandato di generazione in generazione. Sono 13 anni che faccio questo mestiere, che lavoro, che faccio la mozzarella di bufala. Mio nonno era un casaro, i miei zii che tuttora fanno i casari. Infatti io sono casaro da 4 generazioni. Io vivo da quando sono nato a 200-300 metri dalla fattoria, è come se fossi a casa mia. Ha 500 ettari di terra e 3.500 capi di bufala. Io ogni giorno lavoro 160 quintali di latte e produco 50 quintali di mozzarella di bufala. Per avere una mozzarella eccellente c'è un latte eccellente. Per avere un latte eccellente c'è un'alimentazione eccellente. Grazie ai nostri 3 vulcani, il Vesuvio, Campi Flegrei e Rocca Monfina, il nostro territorio dai romani veniva chiamata Terra Felix perché è molto fertile. In America e in nessun'altra parte del mondo non ci sono le condizioni ambientali che noi abbiamo qui. La vita bellissima che fanno le nostre bufale. Le bufale sono arrivate in Italia, precisamente a Capua, intorno all'anno 1000, nel Medioevo. E i monaci di Capua hanno trasformato questo latte nella prima mozzarella. Sì, mi sento responsabile doppiamente, sia per quanto riguarda la tradizione, sia per quanto riguarda l'azienda. Sì, sono molto legato alla mia regione e sono orgoglioso di fare un prodotto che ci invidia tutto il mondo. E lavorare per Agrigo Casera Lupara, che fa la mozzarella da oltre 70 anni, è un motivo di orgoglio per me. Io sono Antonio Marra e sono un casaro. E mangiate la mozzarella di bufala, perché è buona. Ehi, grazie, grazie. Thank you. Grazie. Thank you.